Di Giuliano. Grande Giuliano, una leggenda, un mito questo qui è. Unico. Un mito, una leggenda sei. Si è aperto il bar, andiamo a bere tutti qua adesso. Dov'è il bar? Lì. Caro. È che non ho visto l'estate prima, non ho visto niente. È stata dura. È dura, la gamasca è dura. Ho passato 7 momenti, guarda. Giuliano, io ti ho sentito pregare. C'è stato un momento terribile. Frenavi troppo. Dovevi mollarlo di più. Sì, volevo mollarlo, però c'era il tubolare. Che hanno messo la pubblicità sul tubolare, ste teste da cazzo. E c'era, io ho paura se saltassi il tubolare, quindi ho dovuto lavorare, ma io ho lavorato molto di... E visto che mi sono giù tutti in diagonale, cercavo di rallentare per non pressare sul tubolare, ma dopo facevo sempre così e rallentavo molto il corpo, perché se venivo giù senza rallentare col corpo... E il figlio, tubolare, no, guarda qua il figlio. Hai visto? Marco! Grande! Marco, vieni vicino al papà qua. Maria signore, che è la prima volta che lo vedo io in impresa. Che mi ha una soddisfazione. Ogni modo, guarda, che tuo papà è una cosa non umano, un extraterrestre. Perché una cosa che ha fatto a 77 anni, una cosa che non è possibile. Metti ragione, sono tifoso, perché merita, è una grande persona. Consumato tu, veramente una grande persona. La macchina mia è qui. Fa vedere la scarpa, se si sentiva puzza di gomma bruciata, non so se sentivi te. Sì, sì. Si deve partirmi anche solo, se non giocavo col corpo, se non vi rallentavo col corpo partiva tutto. Guarda Adriano. Che soddisfazione. Sta 3 giorni che sono io, ma ho una soddisfazione che sei unica. Cambiare sti copertoni. Stasera la porti a letto, faccio l'amore con tutto. Perché no? Tone 9 no qua. Una te la recuperiamo, dai, se fai bravo. La morte non la mano. No, vai, vai dentro. Quindi lui... Non sono riuscito a Adriano. Guarda qua. Non ho parole. Niente qua. Quanto sei male. Bella. Ah, volevo dire che a un certo punto, intanto gli ultimi passare avanti che Federico. Sì, non sapevo mai se. Dopo, e tua moglie diceva possiamo andare, possiamo, io ho detto adesso ormai ci sono le luci. Fine,
dove c'erano le luci, no? Sei riuscito a fare senza tanto fastidio o cosa? No, perché c'era... Sì, sì, grazie. Dietro una macchina che ci faceva pressione abbastanza. C'era anche un incubo, non dico, perché c'è i coni, ci sono gli azzurri, un casino, faranno festeggiamenti, sapessi, allora è una carica che hai... Capisci, se lo fai così disinvoltamente, diverso discorso, ma certo. Hai una responsabilità che non potevo deludere, scherzare come tagliarmi le gambe, quando sbaglio una volta, tutto quello che hai fatto prima si dimentica, hai capito? Non volevano mica che facessi questa roba qua, Dice, resta così come sei, perché? Ehi ragazzi, andiamo bene, volevo mandare... Vabbè, che è terminato tutto alla grande, dai, quello importante. Aspetta che mando il filmino. Da chi? E i miei amici non li aspettavo a sapere, aspetta. Spegni questa qui. Dai, Giuliano, che va per la birra, vedi? È un grande questo guardiano. C'è ancora. Domani, ma domani con calma, che abbiamo deciso. Sì, così facciamo. Fare un'intervista dopo. Andiamo tanto bene, andiamo qui, dove è aperto? Qui? È più aperta qui, aspetta, metti qua. Quindi qua. Chiudi sta luce che sono dei cattivi. Ah, vuoi? Grande Giuliano! Un incubo c'ho! Aspetta, un film dell'orrore già sponsor dei rigoni, qua che lo inquadro, sponsor dei rigoni. Non sbagliamo un colpo, sai. Sei grande lì, no? Ti sapessi che contento che sono, la roba. Prima volta che te vedo forse sta più difficile di tutti, perché quando si ha un'età, ragazzi, concentrazione. Grande rigoni, poi. Sponsor, sempre fedele sta. Sempre fedele è stato. Straordinario. Sponsor di rigoni. L'ho fatto. Sempre stato fedele lui. Alla finestra. La bicicletta. Si è fatto tutto. Siamo arrivati qua adesso. Grande. Venite qua, prendete. Prendete quello che volete, signori. Che fenomeno. Che fenomeno, ragazzi. Ieri giù passo dallo stadio senza Manugus e Freni. 77 anni. Che impresa. Non è un umano lui, è un extraterrestre. Fare una cosa del genere. Il signore non sapeva neanche niente, adesso le ho detto. Lo conosciamo. Ma il signore qua... Lo conosce il signore, no, però? Quando gli ho detto? Che uomo, Dio. A te vuoi inquadrare sul primo tornante, dice, sì, tio, che ti sei venuto basso, ti ho fatto l'umilissione qua. Tutto, diciamo, per noi tutti. Grande Giuliano! Un mito, una leggenda, unica! Abbiamo uno nella tutta della parte. Vediamo, uno è che fenomeno, ragazzi. Come si dice? Birra. Birra, anche a loro una birra. È solo un spettacolo. Festeggiamo un po', perché qua se no... Se festeggiamo oggi... Io ragazzo, mi levo qua gli occhiali. Soddisfazione, vero? Lui sa quanta fatica che abbiamo fatto. Cosa dobbiamo adesso? Forza, dai! A te, tutti una birra grande! Beviamo una birra grande! Ce l'avevano! 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 Ce l'avevano!
Va bene, 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 va